Abbiamo l'onore di avere oggi in trasmissione l'onorevole Roberto Occhiuto, allo Stato capogruppo alla Camera di Forza Italia parlamentare calabrese, molto giovane ancora ma con una bella esperienza politica alle spalle. Tra l'altro ha rivestito anche il ruolo di consigliere regionale. Onorevole Occhiuto, grazie per essere qui con noi. Una domanda che si stanno ponendo non solo gli addetti ai lavori ma anche tanti calabresi. Perché un parlamentare che è capogruppo di Forza Italia, quindi ha un ruolo nazionale, gli consente di giocare una partita politica di grande respiro, decide di eh, accettare la candidatura a Presidente della Regione? Beh, mi viene da sorridere perché è la stessa domanda che mi pone mia madre, che mi ha detto che è indecisa se votarmi o meno, che dice stai, fai, fai finalmente una cosa che ti piace il capogruppo di Forza Italia, hai visibilità anche sulle reti nazionali, eh, hai la possibilità di entrare in rapporto ogni giorno col eh, governo, perché ti metti a fare una cosa così complessa, governare la regione, in passato non è riuscito a molti. No? Eh, eh, e tanti miei amici nelle scorse settimane, prima che fosse ufficiale la mia investitura come candidato a presidente, me lo chiedevano, mi dicevano ma sei proprio sicuro? E io rispondevo di sì perché sono Convinto che la Calabria sia una regione governabile, non è vero che è ingovernabile come molti ritengono, la Calabria è una regione che ha tanti problemi, a cominciare dall'Andrancheta, che ripeto spesso va estirpata con tutte le forze a disposizione, ma ha anche tante risorse, ha anche tanta gente per bene, la maggior parte, gente che si alza la mattina presto per andare a lavorare e che non merita di essere additata come eh, facente parte di una regione senza futuro, senza speranza. Io sono convinto che ci sono tante risorse che vanno, possono essere valorizzate a condizione che chi le governi si occupi davvero del governo dei problemi, non si faccia appassionare troppo dalla gestione, eh, che ne so, dal posto nel CDA di questo o quella partecipata, dagli equilibri politici in questo o quel comune, ma si occupi davvero dei grandi dossier eh, a cominciare dalla sanità, l'acqua, i rifiuti, eh, lo sviluppo locale attraverso il turismo l'agricoltura. Eh, io credo che ci siano tante risorse e sono convinto che dimostreremo al Paese che c'è una Calabria che il Paese non si aspetta. Abbiamo già ricordato che lei ha avuto anche un'esperienza come consigliere regionale. Credo sia importante perché, eh, al di là eh, di quelle che sono state le attività diverse politiche svolte, l'esperienza specifica nel Palazzo della Regione sarà servita a capire quali sono i limiti e quali sono i primi interventi da fare nella qualità di Presidente a qualora venisse eletto? Beh, io credo che innanzitutto bisogna lavorare sulla sanità. Da 12 anni la sanità è commissariata. L'assessore alla sanità in Calabria, per intenderci, è sempre stato negli ultimi 11 anni almeno il ministro della salute del governo nazionale. Eh, il risultato è che ci, ha manda ci hanno mandato dei commissari eh, che non capivano nulla di organizzazione sanitaria, che erano magari cani da guardia, secondo il governo. Eh, perché è consolidato il pregiudizio che la Carabria sia ingovernabile a cominciare dalla sanità. Quindi siccome non si può fare nulla, tanto male mandare il comandante dei carabinieri, della Guardia di finanza. Eh, io credo che il miglior modo per eh, consentire ai disonesti di fare affari sulla sanità, all'andrancheta di entrare nella sanità è quello di affidare la guida, per esempio, delle aziende sanitarie a persone incapaci, a persone incompetenti. Non hanno mai investito sulla Calabria attraverso commissari che avessero competenze in merito a temi che riguardano l'organizzazione sanitaria o l'economia sanitaria. Guardi, questa era una regione che qualche anno fa aveva 42 ospedali. Si è sempre pensato in Calabria che la sanità fosse solo rete ospedaliera. Non è così. Eh, a livello nazionale, quando si fa il riparto delle risorse, per i servizi sanitari regionali nelle diverse regioni, si stabilisce che la maggior parte delle risorse debba essere impegnato per la medicina del territorio e una parte inferiore per la medicina ospedaliera, per gli ospedali. In Calabria invece avevamo 42 ospedali, come se a Roma ne avessero avuto, avuti 80, a Milano 90. Era giusto riordinare il sistema degli ospedali. L'errore fu quello di non trasformare gli ospedali che si chiudevano in presidi di medicina territoriale. Se eh, chiudendo gli ospedali in quei posti si, fossero, si fosse investito su poliambulatori con attrezzature di diagnosi eh, all'avanguardia, la Regione avrebbe avuto eh, la possibilità di dimostrare ai cittadini che si faceva un investimento nella qualità. Delle prestazioni sanitarie e si risparmiava. Perché una prestazione erogata in ospedale costa DRG 1200-1300 euro al giorno. La stessa prestazione erogata in regime volatoriale costa 280-300 euro. Quindi investire nella medicina del territorio significa migliorare la qualità del servizio e risparmiare risorse che possono essere investite poi appunto nella, nella sanità. Certo bisogna eh, ripartire senza. Eh, il, eh, questo fardello insostenibile del debito sanitario. Io qualche mese fa ho utilizzato il mio ruolo di capogruppo per eh, far approvare una norma che già legge perché è contenuta nell'ultima legge di bilancio dello Stato che prevede la possibilità per la Regione di avere un'anticipazione da parte di Cassa Depositi e, e Prestiti dello stesso ammontare del debito da restituire poi in 30 anni. Mi spiego se in Calabria ci fosse come si ritiene un debito di 2 miliardi, la Calabria potrebbe avere questi 2 miliardi e ripagarli in 30 anni. Consideri che oggi se il debito fosse, come si dice, di 2 miliardi, la Calabria pagherebbe, come avviene, circa il 10% fra interessi di mora e interessi legali, quindi circa 200 milioni all'anno. Con la mia norma, eh, con 70 milioni all'anno, si pagherebbe la quota capitale e l'interesse sull'anticipazione e quindi si libererebbero risorse per investire nella sanità e soprattutto si farebbe funzionare il sistema senza questo debito che ne impedisce il corretto funzionamento. Non si può applicare questa norma perché non sappiamo a quanto ammonti il debito sanitario. Allora io ho detto che il mio governo regionale, se io dovessi fare il Presidente della Regione, chiederà allo Stato intanto di avere qui in Calabria una struttura commissariale formata da professionisti che sanno come organizzare il sistema. O di restituire la sanità ai calabresi attraverso il loro presidente. Però sono cosciente del fatto che ai calabresi non interessa se a governare la sanità è il presidente o il commissario, gli interessa che se vanno in una struttura sanitaria si possano curare a Crotone come a Bergamo, come a Brescia, possano avere gli stessi diritti dei cittadini delle altre regioni e chiederemo allo Stato che invii in Calabria i tecnici della Ragioneria Generale dello Stato fanno questo per mestiere, per ricostruire i, i bilanci delle aziende sanitarie e quantificare finalmente il debito affinché il debito possa essere eh, ripianato. Ecco, queste sono le cose che andrebbero fatte attraverso poi iniziative che siano rivolte davvero a potenziare la medicina del territorio, che è quella che davvero manca in Calabria. Come nel resto ha dimostrato anche l'emergenza eh, Covid. Non sappiamo ancora chi saranno tutti i suoi avversari, soprattutto il centrosinistra ancora in fase di discussione eh, politica anche un po' eh, travagliata. A suo avviso, siamo in una fase del paese in cui c'è una riscoperta della politica, cioè anche la scelta che il centrodestra ha fatto della sua figura, cioè di un uomo eh, politico a tutto tondo e significa che il paese è maturo per un ritorno alla politica. Ma questo non lo so, uh, anche il centrodestra in molte realtà ha scelto candidati e espressioni della società civile. Io per la verità ho sempre ritenuto che questa divisione fra società civile e società politica fosse un po' artificiale. Anzi, io vorrei una società politica dove ci sia tanta gente capace di occuparsi dei problemi della società civile. Cioè quello che fa la differenza è la capacità di studiare i problemi, di trovare delle soluzioni per i problemi avere la passione di fare questo. Io qualche risultato lo sto ottenendo eh, mettendo a frutto il mio ruolo di capogruppo proprio attraverso questa modalità. Proprio ieri sono riuscito a far approvare due emendamenti che danno la possibilità a 7.000 tirocinanti eh, calabresi eh, di poter guardare al futuro con un po' di serenità in più. 85 milioni destinati alla Calabria nel decreto Sostegni Bis, gli altri colleghi delle altre regioni mi guardavano un, un po' basiti perché non c'è altra regione che ha ottenuto un finanziamento del genere e, e con questi emendamenti per esempio si dà la possibilità a 2000 tirocinanti, quelli dei ministeri, che prendevano 500 euro al giorno, non, non è nemmeno uno stipendio, nemmeno uno stipendio basso 500 euro, 500 al, mese. euro al mese, 500 euro magari 500 euro al, giorno. Gio, 500 no. euro al mese. Per fare un lavoro che non poteva qualificarsi nemmeno come lavoro perché non avevano un contratto di lavoro, erano dei semplici tirocinanti. Beh, avranno un contratto di lavoro direttamente con il Ministero della Giustizia, con il Ministero dei Beni Culturali, con il Ministero della Pubblica Istruzione e si avvia quindi il percorso verso la stabilizzazione. Abbiamo fatto un altro emendamento per i tirocinanti e gli enti locali, sono 4.500 persone, anche questi 500 euro al mese per fare dei servizi che sono diventati essenziali nei nostri comuni. Abbiamo previsto che possano avere un'integrazione per arrivare a 800-900 euro al mese e avere un'indennità un po' più dignitosa, però io ho detto subito, ho detto anche ai miei colleghi che insieme a me sono impegnati nel, nella, nella, nella campagna elettorale per il centrodestra. Dite a tutti che il prossimo governo regionale avrà come obiettivo quello di fare precari zero, perché io mi troverò ora, sto risolvendo questi problemi, perché è giusto farlo, perché è un modo per incidere positivamente sulla vita di migliaia di persone alle quali è stata sottratta la, la propria dignità. Alcuni di questi sono vicini alla pensione. C'è cioè, gente che ha vissuto la propria vita lavorativa eh, da precario con 500 euro al mese, eh, è una cosa vergognosa, quindi ho detto lo faccio per loro, ma lo faccio anche perché eh, il prossimo governo regionale abbia qualche problema in meno, si risolva già in questo periodo qualche problema eh, che eh, si dovrà affrontare dopo. E allora dite a tutti, ho detto ai miei amici, che il prossimo governo regionale non assumerà nessun precario tanto per assumere e dare una risposta a qualche eh, cliente, perché la, la pubblica amministrazione non è un ammortizzatore sociale straccione, la pubblica amministrazione serve a erogare servizi ai cittadini, a consentire alle imprese di creare lavoro, non serve ad assumere persone che poi si condannano alla precarietà eh, uccidendo il loro futuro. E allora chi volesse votare per il centrodestra pensando che così mette un piede nella regione, e poi non se ne va più, voti per gli altri, perché il centrodestra, eh, se governerà la regione, non assumerà precari eh, perché abbiamo questo bacino enorme che va prosciugato, va ridotto per dare dignità a tutti e fin quando non si riduce non, eh, non c'è alcuna intenzione di allargarne la consistenza. Onorevole Ucchiuto, l'hai fatto quel passaggio sul ritorno alla politica perché... La storia recente e passata della Regione ci insegna che quei presidenti che si sono dedicati troppo alla gestione, smarrendo molto probabilmente quel binario politico che appunto consente di affrontare queste grandi questioni, non sono poi stati premiati in fase di conferma da parte dell'elettorato, e anche perché molto probabilmente lo stesso Consiglio regionale non ha valorizzato al massimo la propria funzione, che è quella essenzialmente di legiferare. Sì, il Consiglio regionale troppo spesso è fatto di persone che hanno eh, un'attenzione esagerata verso l'acquisizione del consenso e poca passione per lo studio dei problemi. A volte è fatto anche di persone che non hanno alcuna esperienza nella gestione eh, di imprese, di attività economiche. Ecco, lo sforzo che io sto tentando di fare, anche nella fase di composizione delle liste, è quello di avere delle persone che provengano da un'esperienza concreta nel mondo appunto della società civile e che si possano dimostrare anche autentiche eccellenze della società politica guardi, io ho una ragione di soddisfazione no? che sto spendendo in questo periodo ho fatto il consigliere regionale, ho fatto il vicepresidente del consiglio regionale ho fatto il deputato, ora faccio il capogruppo eh, dico a tutti che occuparsi della Calabria non significa soltanto eh, parlare della Calabria, significa dimostrare alla comunità nazionale che la Calabria può avere classe dirigente di qualità. Io sono orgoglioso di essere arrivato a diventare capogruppo di Forza Italia. Capogruppo di Forza Italia, nella storia di Forza Italia, sono stati di Milano, di Bergamo, di Brescia uno di Cosenza, un calabrese che arriva a fare il capo di Forza Italia, è una bella cosa. Per... E credo che questo sia dovuto al fatto che ho dimostrato in questi anni di sapermi occupare non solo dei problemi della Calabria, ma dei problemi del Paese. Cioè quando noi ci lamentiamo che i nostri parlamentari sono anonimi a Roma, no? Eh, dovremmo essere orgogliosi se poi c'è qualcuno che invece si segnala per essere arrivato a far parte dell'apice della politica nazionale. Questo si fa non solo se si ha un approccio rivendicativo nei confronti della Camera, ma se si dimostra al Paese che c'è una classe dirigente di qualità, che non ha complessi rispetto alla classe dirigente delle altre regioni. Poi serve. Perché, se io ieri sono riuscito a, fare, a portare 85 milioni in Calabria, l'ho fatto perché ero capogruppo di Forza Italia. Se ci fosse stato un capogruppo eh, della Lombardia o del Piemonte, queste risorse le avrebbe dirottate altrove. Nella prossima settimana ci saranno probabilmente altre sorprese per altri ambiti dell'attività eh, regionale nel decreto Semplificazioni, perché anche lì ho fatto preparare gli emendamenti a firma Cannizzaro. Eh, eh, ma se, se verranno approvati verranno approvati perché in questo momento il capogruppo eh, di un gruppo importante di maggioranza è Calabrese e allora eh, tentare di dimostrare anche attraverso la composizione delle liste che la Calabria a classe dirigente di qualità serve alla Calabria ma serve alla Calabria anche il rapporto al resto della comunità nazionale spesso ci guardano come dei disperati avere come, come, credibilità. ma certo perché è il primo investimento che noi dovremmo fare è proprio un investimento nella reputazione della Calabria. Dovremmo spiegare al Paese che la Calabria non è solo un l'andrangheta c'è, va perseguita in ogni modo, ma c'è anche una bella Calabria e ci sono persone che eh, fanno, costruiscono aziende di, tutta, eh, di tutto rispetto, di qualità, come quella nella quale siamo. Cioè questa è una televisione privata che si è segnalata nel corso degli anni per grande qualità, in un settore difficile perché fare per esempio eh, l'emittenza radiotelevisiva in Calabria dove il tessuto economico è così povero, non è semplice. E allora, perché non esporle a livello nazionale queste eccellenze? Ecco, eh, Anche con quelli che si occupano della comunicazione, io sto dicendo: se andiamo a governare, dovrà andare in televisione, nelle televisioni nazionali, eh, certo il presidente della regione qualche volta ma molto di più i calabresi eccellenti, quelli che attraverso il loro lavoro hanno dimostrato che si può lav lavorare, produrre ed essere eccellenti anche in Calabria. Deve finire questa storia per cui eh, un imprenditore che eh, costruisce un'azienda e deve avere rapporti con il resto della comunità nazionale spesso ha la tentazione di mettere la sede legale della propria azienda. Invece che a Crotone Meglio o a Roma, Catanzaro, a Roma o a Milano, perché così è più presentabile. No, eh, noi dobbiamo fare un investimento nella reputazione della Calabria e dire alla comunità nazionale che c'è una bella Calabria, non è solo quella che viene raccontata eh, come la Calabria dei disastri. Dei disastri ci occuperemo. Eh, risolveremo i problemi che determinano i disastri, ma soprattutto dimostreremo che c'è una calabria positiva Onorevole ho chiuto davvero brevemente sulle liste che decisioni avete assunto: partiti, apertura a possibili movimenti civici, avete già assunto delle decisioni? Beh, intanto eh, nella prossima settimana io mi sto battendo perché ci possa essere un emendamento al DL Semplificazioni che eh, anticipa la valutazione della Commissione antimafia eh, sulle liste. Come sa, eh, allo Stato c'è un codice di autoregolamentazione firmato da tutti i partiti, sottoscritto da tutti i partiti. Eh, e la Commissione antimafia, depositate le liste, verifica se queste candidature rispettano il codice eh, antimafia. Eh, beh, il tema è che spesso questa valutazione arriva ad una settimana dalle elezioni, quando non si può fare. Poi un diventa un fatto mediatico Io ho detto che so. siccome l'andrangheta mi fa schifo, l'andrancheta ha disonorato eh, la Calabria e non voglio che l'andrangheta disonori il prossimo governo regionale da garantista, pure da garantista, in una fase però di emergenza per la Calabria, nella quale c'è la necessità di rappresentare una Calabria appunto. Eh, che non è solo Andrancheta. Io terrò l'asticella altissima nella redazione delle liste e allora ho chiesto al governo e l'ho ottenuto perché ci sarà un emendamento la prossima settimana, che, la commissione che si possa cambiare attraverso il decreto semplificazioni il testo della legge istitutiva della commissione antimafia per dare alla commissione antimafia la possibilità di verificare le liste prima della presentazione e io invierò. Il che col significa consenso, che c'è il tempo di non candidare certo. chi eventualmente è presidente. Io invierò col consenso dei candidati i curricula dei candidati alla Commissione antimafia perché la Commissione antimafia faccia le sue valutazioni e dica eh, a me, spero lo facciano anche gli altri candidati a Presidente, eh, quali candidati hanno una storia che non rispetta quella della, eh, che, che, non, che, che non è in sintonia col codice. Eh, sottoscritto da tutti i partiti. Non è più tempo di chiudere gli occhi rispetto a questo, anche perché eh, io sono convinto che il centrodestra possa vincere comunque, possa vincere anche facendo delle liste eh, al prezzo di rinunciare a qualche candidatura. Perderemo qualche punto percentuale, pazienza, ma dimostreremo che ci può essere anche in Calabria una bella politica. Parlava di una bella Calabria, onorevole Occhiuto. Ancora viviamo una discrasia che eh, diventa veramente inspiegabile. Allora, una terra che potenzialmente ha tutto: boschi, montagne, mare, eh, clima favorevole, la possibilità di un'agricoltura d'eccellenza, di un agroalimentare, di un'agastronomia di qualità, turismo, beni culturali, archeologia, storia, un'identità un culturale che può essere venduta nel mondo, ma questa benedetta Calabria che non riesce a trovare l'ingranaggio giusto per iniziare con uno sviluppo che non ci faccia parlare ancora di disoccupazione, lei ha accennato al precariato di massa, eh, di record negativi quando parliamo eh, di riferimenti macroeconomici, un Presidente di Regione può fare molto, se la sente di assumere questo impegno con i calabresi che ci ascoltano. Guardi, lo dicevo all'inizio della trasmissione, io lo faccio per questo. Se avessi voluto scegliere la comodità dell'impegno politico avrei scelto di continuare a fare una cosa stimolante, esaltante come il capogruppo di Forza Italia. Mi metto a fare una cosa difficile che è ritenuta da tutti molto difficile perché sono convinto che sia possibile farla. E la sfida è la mia vita e credo che sia una sfida che si possa vincere col contributo di un centrodestra capace appunto di eh, darmi delle candidature di qualità anche per il Consiglio regionale. Eh, si può fare molto. Cioè, noi abbiamo la possibilità di attrarre flussi turistici importanti che prima si rivolgevano verso il Nord Africa, no? ora, allora, col clima che noi abbiamo, potrebbero trovare in Calabria eh, la loro meta eh, preferita. La Puglia lo sta facendo, la Puglia sta, sta a, ehm, conquistando parti di, quel, di quei flussi turistici. Quindi, questo, questo è un investimento che dovremmo fare, certo. Eh, comunicando um, eh, le risorse della Calabria anche in maniera innovativa rispetto al passato. Cioè, sarebbe bello che a raccontare la Calabria eh, si potesse, ci potessero essere anche che ne so, 7, 8, 10, 15, 15 influencer no? che si rivolgono a, ai decisori eh, di ogni famiglia, che spesso sono i figli, i ragazzi. C'è la possibilità di intervenire anche nella direzione di attrarre gli investimenti, cioè, noi cioè se, vogliamo, se vogliamo produrre sviluppo dobbiamo diventare una regione che sia attrattiva di investimenti. Allora è importante fare questo investimento nella reputazione della Calabria ma anche utilizzare le. Eh, circostanze favorevoli che potenzialmente abbiamo. Noi abbiamo un costo del lavoro che al sud eh, è inferiore rispetto a quello del nord per gli sgravi contributivi. Abbiamo la possibilità di, 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 di intervenire ancora su questo costo del lavoro attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. Allora, perché non pensare di utilizzare aree della Calabria dove ci sono capannoni inutilizzati eh, in un momento nel quale la pandemia ha cambiato il modo di lavorare, molte aziende hanno um, specializzato all'esterno alcune lavorazioni attraverso lo smart working, no? allora perché non, non, non può essere possibile eh, trovare delle aziende, multi, anche multinazionali, Amazon o comunque delle grandi aziende, che vengono in Calabria e, e assumono giovani calabresi perché possano lavorare qui in smart working, Magari dando la possibilità ai loro manager di, 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 di raggiungere subito la Calabria attraverso i nostri aeroporti e di passare anche qualche giorno in, in eh, condizioni diciamo, climatiche e paesaggistiche eh, che forse non vivono nelle loro eh, realtà. Questo è un altro investimento che si potrebbe fare eh, abbastanza facilmente. Eh, sulla ripresa dei lavori pubblici, eh, noi abbiamo giacimenti straordinari, che sono i giacimenti archeologici che sono diffusi in tutta la regione, ma che ci vorrebbe fare una convenzione con il MIBAC per avere subito le autorizzazioni per riprendere, rivalutare questi giacimenti archeologici e aprire 20-30 cantieri che darebbero subito lavoro a tante aziende, a tante imprese e valorizzerebbero una vera e propria miniera che in Calabria c'è, che è quella della, della cultura. Ecco, e si possono fare tante cose nell'immediato. Eh, ieri parlavo con i dirigenti del Ministero eh, del Sud, stanno pensando di, di porre delle sedi decentrate dell'Agenzia per la coesione. Gli ho chiesto di fare un una sede decentrata anche in Calabria perché la mia idea è quella di eh, ragionare sulla possibilità di investire una, part, una parte delle risorse che anche il PNRR ci mette a disposizione per le infrastrutture, eh, attraverso l'utilizzo eh, di agenzie che assistano i comuni anche nella fase della progettazione. Ci sono alcuni comuni che hanno la capacità anche di, fare, eh, di svolgere questa fase e di preparare dei progetti che siano subito e immediatamente eh, cantierabili, altri che hanno delle difficoltà. Allora se la Regione, insieme agli organismi dello Stato, eh, riuscisse a utilizzare eh, queste competenze per dare ai comuni, oltre che il finanziamento, anche il progetto laddove il comune non fosse nella condizione di farlo, noi velocizzeremmo la spesa. Ancora, eh, io vorrei utilizzare i rapporti che ho costruito anche nella mia funzione di capogruppo alla, alla, alla Camera eh, nell'interesse della regione. Faccio un altro esempio. L'acqua, eh, sull'acqua, ha fatto bene e il Calabretta a riacquisire al patrimonio della Regione le, le quote che prima avevano i privati. Ma eh, valutiamo anche la possibilità di fare una società che eh, abbia un capitale sociale formato eh, dalla Regione e per esempio da Cassa Depositi e Prestiti, chiedendo alle aziende di Stato di intervenire in Calabria, perché intervenire in Calabria eh, per dimostrare che la Calabria ha risorse che possono essere risorse per il paese, può essere un investimento diciamo, in reputazione anche per loro. E allora ecco, io vorrei utilizzare i miei rapporti anche per attrarre l'interesse di aziende di Stato che possono rivolgere le loro verso una terra bellissima come la Calabria e che forse in passato è stata poco governata da chi guardava solo alla gestione oppure, come dicevamo prima. Alle piccole convenienze politiche. Onorevole Occhiuto, è normale, e in questo c'è anche una responsabilità di chi fa la nostra professione, di chi si occupa di comunicazione, eh, menare sulla politica, dire che la politica non fa, che la politica sbaglia, che la politica ha una serie di carenze. Diciamoci però la verità, la politica, e credo anche il mondo della comunicazione, su alcuni temi dovrebbe avere il coraggio di affrontare l'opinione pubblica e dire a muso duro alcune scelte vanno fatte, alcune cose dobbiamo farle. Noi denunciamo spesso con la nostra emittente questo dramma dei rifiuti abbandonati per strada, vere e proprie discariche anche in luoghi che hanno una notevole potenzialità turistica o che, come diceva lei, sono ricchi di giacimenti culturali. Ora senza andare nel dettaglio di una gestione dei rifiuti che è un fenomeno complesso, però diciamoci la verità, la Calabria deve immaginare che eh, soluzioni moderne che sono adottate peraltro dai paesi ad esempio nordici che sono quelli più sensibili alle tematiche ambientali, eh, dobbiamo adottarle anche qui, cioè la spazzatura non ce la possiamo tenere per strada perché rovina quelle che sono le nostre bellezze e rovina anche, rischia di rovinare quel racconto di una Calabria bella cui lei faceva riferimento. Sì, è una delle cose che io trovo insopportabili. Una regione di 1.900.000 abitanti non può essere una regione che non è autosufficiente sul piano dei rifiuti. Eh, C'è l'impianto di Gioia Tauro, va rivisto l'impianto di Gioia Tauro. Mi risulta che ci sono anche le tecnologie già disponibili all'interno dell'impianto di Gioia Tauro, non montate, non installate, per renderlo mh, praticamente a inquinamento prossimo allo zero. Ci sono città come Brescia che hanno dei, degli impianti al centro della città. Eh, per eh, andare so Colma, di Ma Vienna, città del nord. Allora, Europa. una regione di 1.900.000 abitanti è una regione che può essere autosufficiente dal punto di vista dei rifiuti. Certo, bisogna evitare che ci sia una commistione eh, di ruoli tra soggetti che, sono, eh, come dire, deputati, che dovrebbero essere deputati a gestire solo una fase del processo e che spesso invece gestiscono tutte le fasi del processo. E allora a volte hanno l'interesse anche a creare l'emergenza perché più, più emergenza c'è più si guadagna. Ci vuole una politica coraggiosa che queste cose le sappia eh, spezzare. Io mi candido a rappresentare in Calabria chi questa politica, religiosa, la, politica coraggiosa la vuole eh, mettere in campo. A proposito, per concludere, dello sport di sparare sulla politica. Guardi, la politica è un'attività umana come le altre. Io ho sempre detto che se uno è una persona per bene nel proprio lavoro, nel rapporto con i propri amici, lo è anche quando fa politica. No? Se uno è una persona eh, disonesta nel proprio lavoro, nel rapporto con gli amici, lo è anche quando eh, fa politica. La politica non è un'attività, eh, è un'attività come le altre, è qualificata da chi, lo, la, da chi la fa. Ci sono persone per bene nel centrodestra, ci sono persone per bene nel centro-sinistra, ci sono persone per bene nel Movimento 5 Stelle. La storia di questi anni ci ha dimostrato che ci sono persone che non meritano la fiducia degli elettori nel centrodestra, destra nel centro nel Movimento 5 Stelle. Non è l'appartenenza a questo o a quello schieramento, a questo o a quella categoria a definire i, i valori di ciascuno. Per cui anche questa, questa concezione manichea per cui i buoni stanno da una parte e i cattivi dall'altra è una cosa eh, che mi pare eh, assolutamente infantile e utile solo... A, a lucrare consenso approfittando appunto del sentimento che ancora cova eh, dell'antipolitica. Però eh, noi dobbiamo essere impegnati a lottare contro la diffidenza legittima, comprensibile dei calabresi nei confronti di una politica che obiettivamente negli ultimi anni non ha dimostrato di avere eh, le capacità sufficienti per recuperare questo gap di fiducia. Presidente, siamo... A, presidente.. Presidente auguro, solo del gruppo eh, parlamentare. Del di Forza Italia, gruppo parlamentare. Auguriamo a lei come farla. agli altri candidati di avere risultati elettorali eh, soddisfacenti. E, onorevole Occhiuto, mh, pochi secondi per dire ai tanti telespettatori che eh, ci ascoltano qual è... Alla fine poi eh, abbiamo mh, parlato delle priorità, eh, di alcune delle priorità che lei ha fissato ma se lei se la sente di prendere un impegno su davvero uno spirito nuovo, cioè che i calabresi immagino che quel palazzo di Germaneto non è il palazzo del potere, non è un palazzo che eh, lavora alle spalle dei cittadini, ma che è un palazzo al servizio dei cittadini, veramente un palazzo aperto, disponibile a, eh, ad assumere un impegno per un cambiamento reale. Sì, guardi, io, io ho perfetta coscienza del fatto che gli impegni eh, assunti, declamati dai candidati in campagna elettorale sono sempre percepiti come impegni pelosi, insomma impegni eh, inaffidabili insomma, da parte degli, degli elettori, per cui eh, sto evitando una campagna elettorale fatta di troppi slogan, sto cercando di parlare delle cose concrete, delle cose che vorrei fare per la Calabria, avendo contezza del fatto che la vittoria a cui ambisco non è tanto quella delle elezioni, la vittoria a cui ambisco è quella di poter dimostrare appunto che eh, attraverso il mio impegno eh, e l'impegno della squadra che comporrò eh, la Calabria può restituire la libertà ai calabresi. Io vorrei che fra qualche anno i giovani calabresi che escono dalle università dopo aver studiato grazie ai sacrifici, all'investimento economico delle loro famiglie possano decidere liberamente se rimanere in Calabria o se andare via dalla Calabria, oggi questa cosa non possono farla oggi noi bruciamo tante risorse economiche, quelle delle famiglie che fanno studiare i loro figli e bruciamo la più grande delle risorse economiche che abbiamo, il capitale sociale che disperdiamo e di cui eh, si arricchiscono le altre regioni ecco, io vorrei che al termine della mia esperienza da Presidente della Regione, se dovessi fare il Presidente della Regione, si potesse realizzare questo. Però è un impegno che assumo ora con me stesso, non eh, con gli elettori che non mi crederebbero come non credono a molti dei candidati che si presentano in campagna elettorale. Eh, io ce la, farò tutta, ce la metterò tutta per vincere, ma parlando delle cose concrete. E poi vorrei che alla fine. Eh, della esperienza di governo regionale si potesse dire le cose concrete le ha realizzate, questo eh, pizzico di libertà in più l'ha costruito. Tra l'altro, nella storia del regionalismo calabrese dal 1970 ad oggi non c'è mai stato un presidente rieletto, non c'è mai stato un governo che abbia avuto l'onore di essere eh, rieletto. Grazie onorevole Ucchiuto per essere stato qui con noi, la aspettiamo nelle prossime settimane di questa lunga campagna elettorale, molto probabilmente si voterà nei primissimi giorni eh, di ottobre e noi restiamo a disposizione di tutto il sistema politico calabrese per agevolare nel migliore dei modi una scelta convinta, consapevole da parte dei cittadini e degli elettori. Grazie per averci seguito.